il Nintendo Direct è alle porte. La casa di Kyoto ha infatti confermato le voci di una nuova presentazione nella prima settimana di settembre, rilanciate nei giorni scorsi dagli insider Emily Rogers e Sabi. L'evento si terrà dunque domani, nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5, a partire da mezzanotte in punto, e durerà la bellezza di 40 minuti. L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale Nintendo, dove si trovano anche alcune indicazioni sui titoli che saranno protagonisti del Direct. Si parlerà sicuramente di Spada e Scudo, i nuovi capitoli della serie Pokémon in uscita su Switch il 15 novembre, di Luigi's Mansion 3, la spaventosa avventura di Luigi prevista per il 31 ottobre, e in generale della lineup del 2019. Molto probabile quindi la presenza del remake di Link's Awakening, di Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e di Dragon Quest 11S, oltre alla possibile presentazione di un nuovo personaggio per Super Smash Bros. Ultimate, che potrebbe appartenere all'universo SNK. Non sono invece attese grosse sorprese per quelli che saranno i giochi in uscita nel 2020, anche perché sarebbe molto difficile replicare la forza dell'annuncio del seguito di Breath of the Wild, che ha chiuso la presentazione Nintendo allo scorso E3. Tuttavia, Nintendo è sempre Nintendo e con in cantiere titoli come il nuovo Zelda, Animal Crossing New Horizons e Bayonetta 3, è difficile non aspettarsi qualche bomba. Tra l'altro, ad alimentare le speranze c'è anche un'immagine di un presunto terminale GameStop uscita nei giorni scorsi, dove appaiono ben 12 giochi non ancora annunciati per Switch e in uscita entro la fine del 2019. Insomma, dopo lo scoppiettante evento di Los Angeles, Nintendo potrebbe avere in serbo un'altra presentazione ricca di contenuti. Ovviamente, noi seguiremo il Direct live a partire dalle 23:30 di mercoledì 4 sul nostro canale Twitch Multiplayer It. Nell'attesa vi aspettiamo come sempre nei commenti per sapere quali sono le vostre speranze per la presentazione e quali giochi vorreste assolutamente vedere.